You ass! Come here, ass! Fuck! Io gli spacco la porta, mia mamma! Mamma, esco! Dove vai? A commettere un omicidio! Nicolò! Ma non te lo ricordi che giorno è oggi? No! È la festa della mamma! Avevi promesso che restavi a casa e mi aiutavi a fare i biscotti! Ma uffa, che palle! Io devo andare a commettere l'omicidio! Guarda che ci pagano! Mica lo facciamo gratis! No, Nicolò, mi spiace! Avevi promesso e oggi stai a casa! Non me ne frega un cazzo, papà! La mamma non mi fa andare a commettere l'omicidio! Lo sai che giorno è oggi, Nicolò? Ma sì! Che palle! E allora, prima di uscire, vai a dare un bacetto alla mamma e dirle tanti auguri! Ma così mi fate scappare il bersaglio dell'omicidio! Papà, io voglio andare! Senza bacetto non esci, Nicolò! Palle! Pronto? No, non sono Nicolò, sono il suo amico Gigetto! Parlo strano perché sono strafatto di crack! Mammi! Pronto? No, la mamma non può venire perché gli fa male una gamba! Ciao, ciao! Nicolò! Puoi chiamare un'ambulanza prima di uscire? Ma uffa, che palle! Devo fare tutto io che sono solo un bambino e mi caricate di responsabilità! Chiedicelo al papà! Ciao, ciao! Hai caricato il tuo fucile con le pallottole dum dum? Sì, sono quelle che usavano nella guerra del Kosovo! Ciao, ciao! Mamma, esco! Dove vai? A sposarmi! Ma Nicolò, non sarebbe meglio se venissimo anch'io e il papà? Ma tanto io non mi sposo nella chiesa! Io vado a sposarmi col diavolo! Al papà l'hai detto? Cazzo, che palle! Papà! Che c'è? Io vado a sposarmi col demonio! E con chi vai? Vado con degli altri bambini! Ah, bene! E chi sono? Sono i bambini di Satana! Non ci fare stare in pensiero! Ce l'hai il cellulare? Sì, ce l'ho! E allora tienlo acceso, che più tardi ti chiamiamo! E come ci vai? Ci vado con la bici! Nicolò, lo sai che non mi piace che giri in bici da solo? Ma che palle, cazzo! Io voglio andare con la bici! Mi piace andare con la bici! Dai, Satana! No, Nicolò, o ci vai con l'autobus o non ci vai! No! Vaffanculo! Io non posso andarci con l'autobus, che poi i satanisti mi prendono in giro e non posso essere posseduto dal demonio e mangiarmi il cuore di una scimmia! Niente storie, ubbidisce papà! O la bicicletta te la scordi per tutto il mese! Cazzo, che palle! Andate a fare in culo! Tesoro! E c'è! Non ti sembra di essere stato un po' troppo severo con nostro figlio? Fidati, tesoro! Certe volte bisogna anche saper dire di no! Mamma! Sono tornato! Dove sei stato? Allo zoo! Che bravo, Nicolò! Sei andato per la ricerca!
sono andato a prendere delle pelli di foca. Sì, abbiamo anche ucciso un bisonte. Ah, c'è anche Gigetto. Ciao, Gigetto. Ragazzi, ma non sarà pericoloso? Ma no, mamma, non era un bisonte, era un elefante. Stai tranquilla, solo che Gigetto è strafatto di crack e non capisce niente. Che cacchio fai? Fattone! Cos'è stato? Nicolò, sei stato tu? No, non sono stato io. Bambini, che cosa è successo? Niente, solo che Gigetto gli è partito un colpo di fucile. Nicolò, questa volta le prendi davvero. Quante volte ti devo dire di non fare confusione quando il papà le micrania? Ma uffa, papà, non sono stato io. Perché lui usa il fucile e poi non lo sa usare e spara le cose e poi devo prendere sempre la colpa. Pronto? E aspetta che ce lo chiedo al mio papà. Papà! Che vuoi ancora? Adesso vengo lì e te le suono. Ma uffa, non sono io, il vicino di casa che chiede se possiamo spostare la panda davanti al garage. Ma noi non abbiamo una panda, la nostra è una golf. Ma cosa hai capito? L'esemplare femmina di panda che abbiamo ucciso per fare la pelliccia alla mamma. Scusa, Nicolò, se ti ho trattato male. È colpa dell'emicrania, sei proprio un bambino con del cuore d'oro. Anche io ti voglio bene, papà. Ha detto il mio papà di farti di meno. Tu sei uno schifoso, vai via da casa mia che mi spacchi tutto. Non giochi più con me, non toccare. Mamma, io sono in camera mia a farmi. Mamma, esco. Dove vai? A farmi i cazzi miei. E papà lo sa? No, tanto papà si fa i cazzi suoi. E io? Fatti i cazzi tuoi anche te, va? Ciao, ciao. Mamma, esco! Dove vai? A rifarmi le tette. E quando torni? Ma che palle, non lo so! Devi chiedere al chirurgo! Io sono solo un bambino! Ma papà, l'hai detto? Cazzo, che palle! Papà! Che c'è? Posso andare a Casablanca a farmi fare una quarta di seno? Non è che finisci tutti i soldi della paghetta, vero? Ma no! E poi il papà di Gigetto l'ha già fatto e in 3 mesi ha recuperato tutti i soldi e guadagnato anche 10.000 euro. Ma il papà di Gigetto è grande e tu sei un bambino! Ma che palle! Io tanto da grande faccio la escort. Chi è? Sono Gigetto! Ciao, ciao! Ciao! Nicolò, andiamo? Sei tu, Gigetto? Sì, buongiorno, signora! Lo accompagni tu, Nicolò? Sì, signora! E tornate insieme? No, io devo rimanere qualche giorno in più che devo fare anche lo sbiancamento dell'ano! Ciao, ciao! Ciao. Hai comprato la droga per il viaggio? Sì, ce l'ho nello zaino. Allora ce la spariamo un po' qua adesso. Mamma, sono tornato. Dove sei stato? A giocare a poker. Ma Nicolò, lo sai che ora è? Eravamo in pensiero! Uffa, che palle! Ma mica lo decido io quando finisce la mano! Adesso però filanetto, Nicolò! No, non posso!
cazzo, papà, perché devo fare a pezzi un cadavere? Ma ti sembra l'ora adatta? Sono quasi le due! Lo so, ma non lo posso far passare liscio a chi non paga i debiti di gioco. Sì, perché sennò poi se ne approfittano che siamo solo due bambini. Ma chi c'è lì con te? Sono Gigetto, signore. Gigetto, non sarà in pensiero tuo papà che sei in giro a quest'ora di notte? No, signore, mio papà è quello che non voleva pagare il debito di gioco. Sì, ma la tua mamma sarà in pensiero però, non è meglio che torni? Basta papà, che palle! Gigetto deve aiutarmi a fare a pezzi il cadavere nella vasca da bagno, se no come faccio a farlo da solo? Io sono solo un bambino. Attenzione Nicolò, l'ho pulito per adesso il bagno. Domattina lo voglio ritrovare come l'ho lasciato. Guarda che stavolta ne prendi. Uffa, che palle! Mamma, va bene, allora facciamo a pezzi il cadavere in cantina. In cantina? Sì. In cantina non c'è già il cadavere della tua nonna? Cazzo, è vero! Allora lo dobbiamo fare a pezzi qua nel pianerottolo. Ok. Ce l'hai la motosega? Cazzo! Vado a prendere la mia in camera, che palle! Mamma, vado a prendere la motosega in camera! Sì, già che ci sei, portami una tolla d'olio della cantina! Ti ammazzi! Nicolò, ho anche un sacco di plastica! Va bene! Fabrizio Ricciardi? Presente. Nicolò Santini? Che palle, presente! Samantha Solari? Presente. Gigetto Tagliarocca? Gigetto? Assente! Va bene. Allora sentiamo il temino che vi avevo dato da scrivere ieri pomeriggio. La mia giornata. Nicolò, tu l'hai fatto? Sì, io l'ho fatto. Bravo Nicolò, sentiamo. Titolo, il mio pomeriggio. Dopo che abbiamo mangiato, io e Gigetto siamo andati nel parco a raccogliere le siringhe usate che funzionavano, no, che funzionano meglio della pistola, che quando andiamo a fare le rapine la pistola pensano tutti che è un giocattolo solo perché siamo dei bambini. E invece appena vedono le siringhe ci danno subito il portafoglio. Poi ci siamo fatti di anfetamina e siamo andati a rapinare le puttane sul viale con le siringhe, che tutti dicono che la cocaina fa stare più svegli, ma però a noi ci piace di più l'anfetamina. Nicolò, ma ti rendi conto di quello che hai scritto? Che palle! Non si dice ma però, o ma o però, e non si dice a noi ci piace, ma a noi piace. Dimmi, Gigetto. Signora maestra, posso andare in bagno? Di già. Sì, ho un calo di anfetamina e se non mi faccio di nuovo non riesco a stare sveglio. Maestra! 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 Posso fare un'iniezione di adrenalina nel cuore a Gigetto? Fabrizio Ricciardi? Presente. Nicolò Santini? Che palle, presente! Samantha Solari? Presente. Gigetto Tagliarocca? Oh, coglione! Presente! Bene, allora incominciamo subito con l'interrogazione di storia. Maestra, io mi giustifico! Anch'io mi giustifico! Sentiamo, che cosa è successo questa volta? Maestra, ieri la mia nonna è stata male. Sarebbe a dire? Gigetto gli ha spaccato un'anca.
Dimmi, Gigetto. Non è vero, signora maestra, è solo perché non ci voleva dare i soldi della pensione. Però praticamente a noi quei soldi ci servivano per pagare uno spacciatore marocchino e allora siamo andati a fare un sequestro di persona. Solo che io ero troppo strafatto di crack e allora abbiamo sbagliato persona 3 volte. Basta! Non voglio più sentire una parola! Andate subito dal preside ora! Maestra, mi sa che il preside non è venuto oggi. È legato e imbavagliato nel garage di addito spazzatore. E allora andate dalla vice preside. Uffa, che palle! Perché deve essere sempre colpa nostra? Che dobbiamo fare sempre noi dalla vice preside? Tu sei un cesso! Ciao ciao! Allora, bambini, il tema di oggi era il mio migliore amico. Fabrizio, forza, leggi il tuo. Il mio migliore amico è il mio cane, che gli voglio tanto bene. E gli ho dato il nome Fulmine. Io ci sono sempre per lui e lui per me. Perché il mio cane è il mio migliore amico. Bravo, Fabrizio! 8! Gigetto, sentiamo il tuo ora. Sì, signora maestra. Il mio migliore amico è la droga. Nicolò e Gigetto, l'avete preparata la vostra canzoncina? Sì, signora maestra! Bravi! Finalmente vi siete decisi a darvi da fare. Sentiamola. La giraffa birichina mangia solo chetamina, pappagalli e scimpanzé, eroina nel caffè. L'elefante con le zanne si fa tante, tante canne, ma il serpente dell'Iraq si fa solo con il crack. Ciao ciao merendina, noi vogliamo la cocaina. Ciao ciao ABC, meglio l'LSD. Ecco arriva il coccodrillo, ci dà sotto con lo sballo, lo spuntino dell'iguana torta con la marijuana. Nell'acquario dei delfini fanno sempre gli svuotini, ma il pirino con il crack si fa solo con il crack. Ciao ciao merendina, noi